l'esperienza della Mozzarella, e questo creava tra loro un legame fortissimo. Come Giovanni Sareni, una persona di grandissime capacità, e come Giovanni Sareni, è una persona che ormai non ci sono più, lui è probabilmente l'ultimo gentiluomo che abbiamo qui con noi. Chiamerei Peppino Catenacci a anzianissimo, come si dice nella terminologia nunziatellica. Ti lascio il posto e prima ancora del tuo intervento ti consegno questo attestato che ti avevo già annunciato. Molto gentile, grazie. Qualche parola mi fa piacere di fare, salutando gli amici, anche perché qui abbiamo porti saluto sempre della Nunziatella, anche se abbiamo il nostro ammiraglio Forlani che oggi non trascurerà momento per ricordare anche questo. E quando parliamo di Nunziatella, ovviamente il pensiero va anche a Giovanni Salemi, che diciamo, credo che se guardo qui fra tutti i presenti sono quello che ha una frequentazione più antica con lui, anche rispetto ai figli, perché l'ho conosciuto esattamente 64 anni fa, no, rispetto ad oggi, dico quanto dolorosamente ci ha lasciato, perché dal 53 che è data la nostra conoscenza e abbiamo avuto sempre un comune sentire che è proprio tipico quello degli allievi dell'Annunziatella. Io oggi sono presente con una particolare commozione sempre e diciamo veramente a livello di non solo per le questioni che voi conoscete, ma anche a livello della nostra scuola militare, Giovanni portava un entusiasmo, una passione, diciamo, amore per queste questioni storiche e noi l'abbiamo sempre ricordato al di là di questi fatti. E noi solitamente da più di 20 anni realizzavamo in coincidenza con le iniziative relative al ricordo della giornata del Volturno, un nostro pamphlet che quest'anno non vede la luce perché in realtà abbiamo fatto un piccolo spostamento di programma, pur partendo dalla rievocazione delle giornate del Volturno. Questo pamphlet uscirà il 1° e 2 novembre, che poi coincide anche con una data particolare, perché Giovanni nasce il 1° novembre e ci lascia il 1° novembre e con lui parlavamo scherzosamente anche di queste cose e il 1° e 2 novembre sono le giornate dell'assedio di Capua e quindi il nostro pamphlet uscirà nel ricordo delle giornate ma uscirà nel 1 e 2 ed è un pamphlet completo che ricorda un personaggio quasi sconosciuto ai tutti, Giulietti, Francesco Giulietti, che il padre era di Capua, lo ricordiamo perché poi fra le carte di Giulietti che furono rinvenute da Mariano D'Ayala, parliamo sempre Giulietti, Mariano D'Ayala, allievi dell'Annunziatella, quindi c'è sempre questa deviazione di ragionamento nostro, fu trovato una corrispondenza del Giulietti, non so di quale familiare, con Re Ferdinando di Borbone, cioè Ferdinando di Borbone che da poco era rientrato nel regno nel 1815 e dalla Sicilia sbarca a Portici e incomincia un momento particolare della sua vita. Il 14 era morta la regina Maria Carolina. E la cosa non è che lo addolorò moltissimo, perché dopo 50 giorni iniziava il suo rapporto con Lucia Migliaccia. E che cosa dice in questa breve lettera? Lui dice che è contentissimo perché ha ripreso la caccia, è ritornata a Napoli, c'ha una giovane bella donna vicino che gli lascia fare quello che vuole.
e fortunatamente c'ha poi un primo ministro che non gli lascia niente da fare, quindi era felice per questo, e questo è un documento simpatico che poi è stato ripreso dopo. Io porto ancora una volta, ringrazio e porto il saluto sempre della nostra associazione, e spero sempre di poter essere qui insieme a ricordare sia quei momenti e sia l'inizio di questo.